In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Diceva Dostoevskij che l'uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualche cosa. Se l'uomo rifiuta Dio, si inginocchierà davanti ad un idolo. La preoccupazione di Gesù nel Vangelo non è quella se si devono pagare le tasse o non le si devono pagare. Il problema vero è di fronte a chi dobbiamo inginocchiarci. Potete anche pagare il tributo a Cesare, dice Gesù, ma solo a Dio vanno rese lode e gloria. A Cesare si pagano le tasse, ma a Dio si consegna la vita. Non ci si inginocchia davanti ai Cesari del mondo e davanti a nessun uomo, ma solo e sempre davanti a Dio. Eppure quanti omaggi di fronte ai potenti della storia, e anche la Chiesa e le sue belle pecche. Anche oggi stiamo ancora ad omaggiare sindaci e futuri sindaci, senza tener conto delle parole di Gesù. Nella storia, a cominciare da Costantino, siamo andati dietro ad imperatori e re, costruendo addirittura l'intera struttura della Chiesa d'immagine di questi. Oggi finalmente con Papa Francesco ci stiamo liberando di questo assurdo gioco. Sentite Padre Rupnik a riguardo. Io sono molto grato a Dio. Quante volte viaggiando in Europa nel cuore ho esclamato: grazie al Signore che sono venuto nel mondo in questa epoca. Ti immagini nel 1850, mamma mia, da spararsi veramente. Il modulo della Chiesa di Costantino è finito. E se non è finita, sarà sepolta. Ma è meglio che la finiamo noi. È un modo di esistere che è la novità di Chiesa. Ma questo ha delle conseguenze molto precise. Ma vedete quanta resistenza. Cioè va ripensato totalmente il clero, il sacerdozio. Integralmente va ripensato. Il clero non può essere in funzione e un funzionario di una struttura parastatale. Perché? Perché grazie a Dio le vocazioni non ci sono, come diceva Padre Spindlich. E lui diceva sempre: perché non ci sono? Perché il padre cerca di salvare i propri figli. È un po' drastica, ma siccome è stato cardinale lo posso citare. Per di più è morto, dunque lo citiamo tranquillamente. Però è una grossa verità in questo. Perché adesso sono stato in Normandia, il parroco mi ha lasciato un foglietto, dice: ho 48 parrocchie. Vai nel numero di questa casa, lì c'è la famiglia, ti darà la chiave della chiesa, eccetera. Diventi matto. Sarai parroco di 8, 9, 12, 15 parrocchie. Ma chi ce lo fa fare? Ma perché abbiamo una struttura territoriale? Perché siamo strutturati sulle province e prefetture romane? Tutto questo va ripensato. Allora la profezia che aspetta oggi la Chiesa è una liberazione dalla religione alla fede.